Ciao amici, ciao a tutti. Ecco la seconda parte dei profumi legati alla nota di ambra. Vi faccio vedere altri profumi che ho. Di alcuni sono contenta, alcuni non mi dicono nulla, come sempre. Ambra, vi ricordo, per me è una magia mistica legata alla femminilità, a qualcosa di che vi dà la forza interiore, qualcosa di molto magico, tutto quello che abbiamo noi dentro e quello che poi esponiamo nel momento quando abbiamo bisogno di fare qualche bel rituale legato o all'amore o al lavoro, successo, cioè tutto quello che può aiutarci ad avverare qualche nostro desiderio. Sì, Ambra è per me proprio un desiderio. Comincio con due profumi dello stesso marchio che si chiama Montale. E il primo si chiama Blue Amber. Blue Amber di Montale. Mi è rimasto pochissimo. Qua dentro, visto che il flacone non è trasparente, ma è proprio poco, 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 perché lo uso tantissimo. Infatti, metto subito perché mi piace tanto. Montale di solito fanno i profumi, ma così forti, incredibile. Perciò questo qua mi rimane per tutta la giornata di oggi. Allora, di che cosa si tratta? Qui ambra con un po' delle note medicinali. Sì, sembra che dentro c'è il mentolo. Non c'è il mentolo. Sembra che ha delle note fresche, non ha delle note fresche. È un'ambra quasi chirurgica. Immaginate un chirurgo che sta facendo un lavoro molto preciso, di una certa concentrazione, quando non può avere un'emozione verso il paziente, per non essere emotivamente coinvolto e per non fare alcuni sbagli. Perciò per me questa magia è quasi chirurgica, quando devi fare un lavoro emotivamente stando lontano da, diciamo, per non essere coinvolto emotivamente nel lavoro che devi fare. Se per esempio un mago deve fare un lavoro per se stesso, noi siamo coinvolti nella situazione emotivamente. E anche se uno deve lavorare per sé, questo profumo dà la concentrazione verso la magia, però ti dà una freschezza nella mente per eseguire tutto senza l'emozione. Strano, no? Però questo mi dà un'associazione di questo genere. Facciamo il nostro lavoro un po' a distanza, una magia a distanza. Magari con la foto di qualcuno senza conoscere bene la sua storia, è un po' quella direzione lì. E visto che mi piace l'ambra, ho preso un altro profumo senza ascoltarlo prima. E ho preso uno che sembrava che doveva essere proprio quello che dichiara il nome di questo profumo, che si chiama So Amber. Ecco l'ambra. Così ambra. E sono rimasta molto delusa, perché qui di ambra si sente veramente pochissimo. C'è un po' di rosa, rosa di Marocco, ambra grigia, zafferano, sandalo, lampone, muschio bianco e vaniglia. E dico, posso dire che ambra qui è veramente molto lontana, ci sono tante altre note che gridano molto di più, perciò è una magia schiacciata da tanti altri condizionamenti mentali, paturni mentali, di qualcosa che è molto condizionata. Per esempio, un mago vuole fare il suo lavoro e gli dicono: ma no, non lo deve fare, bah, 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 bah. Ci sono tante voci che entrano e alla fine la magia viene schiacciata.
Infatti, non lo uso quasi mai, ogni tanto metto nell'ambiente perché rimane un buon profumo per lungo tempo, per esempio sulle tende, però su di me non metto mai. No, non è la mia storia. E tra l'altro non è la mia storia neanche un profumo di lusso di Prada, che si chiama proprio Amber. L'ho preso almeno 5 anni fa, vedete quanto è rimasto ancora, e nonostante qua ci sono soltanto 50 millilitri, è già piccolino come flaconcino, però non riesco a portarlo, qui non c'è la magia. È proprio un... c'è di tutto e di più. Cosa ti hanno messo? Ma mi sembra che avevo anche scritto. Sì, c'è il limone, patchouli rosa, ambra o poponax e vaniglia. Ma ragazze, questa rappresenta la persona che non sa proprio di che cosa si tratta quando parliamo del misticismo, della magia, dei misteri, della parapsicologia, del paranormale. Questa è la persona che magari ha visto qualche film, però non ci pensa neanche di sviluppare qualche capacità. Sta bene così come sta. Perciò no, per me no. L'altra, che è molto bella, dell'artisan parfumier, si chiama Lieu d'Ambre, il mio francese ormai sapete che non è il massimo. E anche questo ho il flaconcino pieno. Ho provato a portarlo, ma dalla mia pelle va via in 2 ore. Né sui vestiti né sulla pelle, su di me non dura. Sapete una cosa importante? Quando una persona come me, per esempio, che io ad ogni profumo do certe capacità, associo a certe capacità, questo profumo comincia a comportarsi con me esattamente in quella maniera e a aiutarmi. E qui non sono riuscita a dare neanche una definizione a quest'ambra perché è molto leggera. Se questo magari è proprio una persona che non ha mai sentito niente parlare della magia, questo è qualcuno che ha già sentito, ma non ha fatto neanche i primi passi per poter cominciare a cominciare a praticare. Se ne ha altri profumi, appena si apre il tappo, si sente già subito, qui non sento niente. Non esce, no, non dice più niente, è molto... Ha una voce molto bassa, è un sussurro, diciamo. Non riesco neanche a sentirlo. Potrei sentirlo solo sulla pelle? Sì, ma una leggerezza tale che va via quasi subito. È bella quest'ambra, vediamo cosa abbiamo. Qui abbiamo poche note: ambra, vaniglia, patchouli e geranio. Geranio di solito mettono quando parliamo dell'amore perché è molto avvolgente. Qui un sussurro veramente molto leggero, un incantesimo con poca forza. Perciò, anche se arriva un risultato, ma sarà un risultato poco percepibile. Purtroppo non è la mia storia, o lo regalo a qualcuno, o comunque magari sarà la storia vostra che piano piano si avvicina. Comunque nel mio sito potete trovare tutti questi profumi, oltre un paio che io non condivido con nessuno. E casomai, se volete provare per cominciare, un marchio molto buono, e ho sentito che su diverse persone dura veramente all'infinito questo odore, però su di me no, non riesco a dare nulla di magico. Rispetto magari questo profumo, io provo a pronunciare il marchio, però allora.
Amber Precieuse di Maître Parfumeur di Gantier. Io dico così, poi dopo vedete voi. Ok. Bello strass, una pietra luccicante di color rosso. Di solito rosso mettono quando si lavora con la materia. E qui troviamo sempre un po' delle note medicinali, un po' note fredde. Io non so che cosa dà esattamente queste note, magari lavanda, perché qui dentro hanno messo lavanda che è calma un attimino. Poi abbiamo vaniglia e noce moscata, ambra e balsamo peruviano. È buono e persistente, molto più persistente sulla mia pelle che altra ambra di Artisan Parfumeur che ho fatto vedere prima, ma non è neanche una dei miei preferiti, nonostante è buonissimo, ma io sono sincera, se devo fare qualche lavoro serio, io metto determinati profumi. Se devo uscire e non devo fare nulla, ma sentire comunque la mia ambra preferita, la mia nota preferita, io metto questo perché dura parecchio, non mi dà molto del magico, ma come profumo che possono sentire tutti e che dà un buon umore, questa è certamente un'ambra molto bella. Poi, altra ambra di si chiama Oriental Lounge, da The Different Company. Molto, se vedete, si apre in questo modo. Questo è veramente un'ambra orientale, dove dentro c'è anche un po' di legno. E poi adesso vi dico che cos'è. Bergamotto, rosa, ambra, fave tonka, labdanum. È molto orientale. Esiste la magia ovviamente orientale, non soltanto la magia nostra. Donne ci sono dappertutto, però la pelle di una donna orientale, la sua cultura ci parla dell'altro approccio verso vari rituali. E questo è veramente Oriente. Non lo posso portare troppo, soltanto se devo fare un lavoro con una persona della cultura orientale, perché bisogna entrare nel canale di questo personaggio, e il canale legato all'egregora, cioè coscienza collettiva, culturale proprio di quel paese, che per me è strano, visto che io sono russa, abito in Svizzera, comunque io sono di Occidente, ma non di Oriente. E per quello non lo uso molto, perché quella magia richiede chiedere a quei altri personaggi, sia religiose che culturali, che non appartengono alla mia religione. Se parliamo, per esempio, dei aiutanti, se io parlo con angeli, per esempio, con spiriti guida o altri aiutanti, altre forze, qui non ci sono le guide, ci sono jinn si chiamano, jinn, genio, sì, per esempio per i musulmani, altri aiutanti, un po' diaboliche, un po' angeliche, non si capisce molto perché le danno sempre delle proprietà, perché le danno sempre i nomi diversi, okay? I compiti diversi. Perciò questo orientale, bello, anche Amber Sultan è orientale, quello dell'altro video, del primo video, però qua è diverso, qui molto si sente la cultura. Ambra dorata, Amber d'or dal il profumo. Qui
Sentiamo un bel miscuglio di tante note che con l'ambra suonano tutte insieme. E per me questo è un tipo di rituale che non fa soltanto un mago, ma il gruppo. Magari sono in tre, magari sono in cinque e devono fare un unico lavoro dove ognuno ha il proprio compito, ognuno dei partecipanti hanno le proprie capacità e ognuno mette qualcosa del proprio per fare un unico rituale. Perciò qui tutto insieme, come un rituale di gruppo, suona perfettamente perché si sposano nelle dose giuste ognuno dei ingredienti. Cosa troviamo qui come note? Abbiamo datura, pesca, tangerine, miele, oppio, spezie, iris, ambra grigia, mirra, patchouli, ambretta e palissandro. Molto buona, veramente fantastica. Se volete collaborare con qualcuno, con me, per esempio, facciamo un bel gruppetto e usiamo questo profumo. E la mia ambra preferita, che si chiama Amber Sky. Ho già parlato di quest'ambra nel video del marchio Ex Nihilo. Si chiama Amber Sky. Qui ambra per tutte le occasioni, per giorno, per notte, per 4 stagioni, e possono lavorare le persone di qualsiasi età. Ambra, per me è ambra perfetta, infatti ambra celeste, ambra del cielo. E per me è proprio questo, molto spirituale ai miei gusti, dove se chiedi un aiuto dai tuoi aiutanti, tu li chiedi proprio dal mondo spirituale. Bellissimo. Questo è il mio preferito. Ho un flaconcino da 50 millilitri che è già vuoto a metà e secondo me prenderò uno da 100 appena mi si finisce questo. Perché per tutte le occasioni, buonissimo. È una magia a portata di mano. Bene, grazie di aver sopportato il mio italiano ancora meno perfetto di solito. Metto tutti i miei profumini lì nella scatolina. Grazie di essere qui con me. Buon inizio di 2021 e che la magia sia con voi, che voi stessi siete la magia. E che ogni desiderio sia vera. Profumi vi possono aiutare, però siete voi la magia. Questo è soltanto una nebbiolina nella quale potete stare nel momento quando avete bisogno un po' più forza. Però la vera forza siete voi. Ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi.